Si stanno proponendo numerosi farmaci, numerose molecole nel tentativo di gestire e rallentare l'aggressività del virus. Tra queste, alcuni ricercatori europei e australiani stanno proponendo l'utilizzo del bacillo di Calmette Guerin. Che cos'è? È il bacillo della tubercolosi, che detta così può mettere paura, ma è un bacillo manipolato e quindi reso innocuo, disattivato, che fu introdotto nel 1908. Addirittura per i primi trattamenti della tubercolosi, ma poi invece utilizzato in tempi relativamente recenti, a partire dal mio periodo di tesi di laurea, nel trattamento delle recidive del tumore vescicale. È un potente anticancerogeno, il bacillo inattivato all'epoca si instillava in vescica, ma tuttora si utilizza perché rinforza il sistema immunitario, il sistema di prima linea, importantissimo quindi per attivare anche tutta una rete, un network immunitario dove spesso anche le cellule tumorali trovano chiaramente la possibilità di essere arrestate e ridurre quindi la loro crescita. Quindi in urologia si è utilizzato per lungo tempo e si utilizza ancora a scopo antitumorale, ma questi ricercatori europei e australiani lo stanno proponendo per attivare il sistema immunitario a livello polmonare. Sembra che stia dando a livello sperimentale dei buoni risultati, per cui tra i vari farmaci che si stanno proponendo in attesa del vaccino, proprio questo farmaco, questo bacillo inattivato, con il cui l'urologo è spesso a contatto a livello professionale come trattamento delle recidive del tumore vescicale, potrebbe essere anche una possibilità di utilizzo per gestire e anticipare le gravi polmoniti da coronavirus. Un caro saluto a tutti e ci sentiamo al prossimo video.